La prima ondata di calore si è abbattuta su tutto lo stivale e gli italiani cercano di correre ai ripari, ma con la crisi godersi qualche giorno di meritato riposo diventa sempre più un lusso. Se qualche anno fa assistevamo al grande esodo di agosto, adesso gli italiani scelgono di partire a giugno, luglio o settembre, magari anche solo per un weekend. In molti preferiscono viaggiare su rotaie piuttosto che stipare i bagagli nella propria automobile. Perciò Trenitalia quest'anno lancia una serie di offerte per i propri viaggiatori e un nuovo orario. Ogni giorno oltre 400 treni regionali, di cui 231 frecce. Abbiamo registrato, questo è un po' un fattore, che la durata della vacanza è molto più breve ma molto più frequente. Ovviamente con un'abitudine di questo genere il costo di trasporto incide moltissimo. Poter mettere a disposizione della clientela un servizio di trasporto molto più economico consente, diciamo, e facilita questo tipo di abitudine. Una volta si partiva il costo del viaggio, una vacanza di minimo 10 giorni. Oggi ci si può permettere, anzi, grazie a questo tipo di offerte particolarmente economiche e veloci, anche vacanze molto più brevi. Ma l'azienda volge lo sguardo anche ai pendolari, cercando di dare una risposta al sovraffollamento dei treni. A giugno cambieremo molto nel Lazio, quindi dobbiamo rispondere essenzialmente a una fortissima domanda in ambito metropolitano nelle fasce pendolari, e quindi noi daremo più posti sulle linee che ad esempio portano da Orte, Tiburtina a Fiumicino e da Cassino a Roma. Quindi per intenderci avremo a Monterotondo per esempio 6.000 posti in più offerti al giorno, a Zagarolo e Colleferro avremo 3.000 posti in più offerti al giorno, e quindi metteremo anche in collegamento alcune relazioni che oggi non sono collegate.